Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, e miei iscritti più di tutti, bentornati su Gioca di Spo. Siamo qui con la web app di Foot 15, di FIFA 15. Allora, oggi sono qui per mostrarvi il metodo del cambio di ruolo. Allora, il cambio di ruolo si può applicare, diciamo, sulla maggior parte dei giocatori. I cambi di ruolo più usati sono quelli di centrocampo, ovvero da CC a COC, da CC a CDC, CDC CC e così via. Anche gli ED AD e ES AS. Invece, i cambi di ruolo meno utilizzati sono quelli difensivi e quelli dell'attacco, come ad esempio il TD ADA, il TS ASA, oppure l'AD ad ATD e l'AS ad ATS. Dunque, oggi sono qui per mostrarvi come funziona questo metodo. Allora, per prima cosa dovete cercare un giocatore e vedere il suo prezzo di mercato. Allora, io ho già provato con alcuni giocatori e vi farò vedere una lista di trasferimenti. Per esempio, vediamo Farfan. Allora, Farfan, vediamo il suo prezzo minimo compra ora è di sotto i 2008, 2007. Vi prendete un foglietto e vi scrivete il suo prezzo minimo e vi fate due calcoli. In questo metodo conta molto il calcolo per non andarci a perdere. Vedete qui 2005. Allora, se c'è il 2005, voi che fate? Allora, scrivete 2005, quindi voi lo dovete prendere a 2004, no? Poi andate a vedere il cambio di ruolo. Potete farlo prima, dopo, quando volete. Da ED ad AD. Perfetto. 2005 credo che dovrebbe stare sui 2005, infatti, sotto il 2004. Voi lo dovete prendere sempre di meno del prezzo minimo del compra ora. Mi raccomando, non prendetelo mai su compra ora. Prendete un 100 di meno, almeno non lo pagate a prezzo pieno, diciamo. Vediamo un poco. Ci sono ancora altri su 2002, vediamo 2100, 2100, 2100, vediamo, oppla, a posto, vediamo sui 2000 ma non credo, quindi voi lo prendete a 2000 e sono 4400 un prezzo totale. Ora bisogna andare a vedere se il prezzo di Farfan AD non sia sotto il 4400 oppure non sia un prezzo che non vi permette il guadagno. Ad esempio, se c'è un prezzo massimo compra ora, c'è cioè un minimo di 4600 e voi acquistando quello e quella Farfan nel cambio di ruolo pagate 4400, non ci andrete a guadagnare, quindi non sarà conveniente. Ecco perché vi consiglio di tenere anche a portata di mano la calcolatrice per farvi due calcoli. Vabbè, qua non ho messo il ruolo, mettete ruolo AD, fate cerca 4008, vediamo qui c'è alcuni a 4008. Il mio consiglio è di metterlo a 100 di meno per venderlo subito, oppure provate a metterlo a 4008 direttamente. Ora voglio fare due calcoli per vedere se la cosa è fattibile. Io questo metodo lo consiglio più verso la sera, perché la mattina non so, provai una volta la mattina ma vedevo che i prezzi erano un po' più bassi su questi cambi di ruolo. Invece la sera erano un po' più altini, quindi consiglio io di più la sera. Mettiamo 4008 per 0,95 meno 4400 uguale 160 crediti guadagno. Naturalmente se voi il cambio di ruolo lo prendete a meno di 2000 e il Farfan lo prendete a meno di 2400, ora sto facendo l'esempio in questo momento, voi ci andrete a guadagnare ancora di più. Questo 160 è il guadagno minimo che farete se seguite quello che vi siete prefissato. Ad esempio, prefissate di non prendere Farfan a più di 2400 e anche il cambio di ruolo a più di 2000. Voi se vi prefissate questo obiettivo vedrete che il guadagno arriverà e non andrete in perdita. Altri giocatori possiamo vedere chi può essere. Allora, io qui provai con Mirallas, che costa un po' di più rispetto a Farfan. Costa quanto? 5100, quindi sui 4900, vediamo un po'.
Vediamo sui 4.009. Allora, voglio farlo completo questo episodio per aiutarvi al meglio. Naturalmente, se avete domande da pormi, lasciate un bel commentino. Se il video vi è piaciuto, like, naturalmente. Quindi, Miralas lo prendi e scrivete 4.500. Poi, il cambio di ruolo, vabbè, lo prendete a 2.000 e arrivate a un totale di 6.500. Ora vedete il suo prezzo. Come AD, vedete il suo prezzo minimo da AD, vediamo. Purtroppo ci sono alcuni che lo mettono ba più basso il prezzo perché lo vogliono vendere subito, anche guadagnandoci 50 crediti, ma a me non piace fare così. Qua vediamo c'è solo uno a 7.000, che probabilmente tra poco se ne andrà, e ce ne sono due, uno 7.000, uno 7.001, quindi potremmo venderlo subito a 6.900, oppure aspettare, potremmo venderlo anche a 7.100. Andiamo a vedere. Allora, sempre la nostra bene amata calcolatrice. Allora, 7.100, anzi proviamo prima 6.900 per 0,95 meno 6.500. Vedete, qui sono soltanto 55 crediti di guadagno e per me non è buono. Proviamo con 7.100 per 0,95 meno 6.500 uguale, sono già 245 crediti di guadagno. Voi potete fare ancora così, vedete, se 7.200 ci sono soltanto 2-3 carte, potete anche metterlo. Vediamo, qui ci sono queste due, no, diciamo 7.001, 7.100, dai. Dunque, il mio consiglio è cercare giocatori usati. Miralas, Farfan, Blascikowski, ma anche giocatori veloci, Campbell, Oxlade-Chamberlain, Sterling, Cuadrado, Candreva, giocatori che si usano parecchio. Ora vi faccio vedere la mia lista di trasferimenti, vi faccio vedere quanti ne ho venduti, vedete 5.500, ancora 5.500, vedete 2, 3, 4, 5, 6 Farfan, altri 3 Mirallas. Ora vi faccio vedere una cavolata che ho fatto con un Mirallas. Mirallas. In pratica, cosa mi è successo? Vedete? 150. Io per errore ho messo un prezzo iniziale per 12 ore a 150 crediti perché involontariamente mi era scappato il dito sul mouse, là, su quelle cose, sul topolino qua del mouse, su metti in vendita. L'ho messo in vendita a 150. Meno male che l'offerta è stata di 7.900, ma non era Stellintesa base. E aveva sui 15 contratti ed era un predatore, quindi mi è andato un po' di fortuna, perché vedete qui, qua l'ho venduto 7.900, ci ho guadagnato anche 7.800, questi sono tutti guadagni. Qua vedete, ho riprovato con Di Natale, si è abbassato un bel po' il suo prezzo. Potete fare anche con Giovinco. Giovinco è un AT con il cambio di ruolo, l'ho passato a COC. Io ho visto parecchi Giovinco, sono stato convinto, contento che questi giovinco sono stati venduti. Naturalmente io li mettevo in vendita una alla volta, ragazzi, una alla volta. Oppure, se per esempio mettete uno a 3.700, l'altro lo mettete a 3.800. Poi quando ve li acquistano tutti e due, rifatelo, uno a 3.700, uno a 3.800. Qua anche Alvarez da AT a COC. Comunque, questo metodo è un buon metodo se fatto ragionando su ciò che si fa, si può fare davvero ottimi guadagni. Dunque, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice all'insù. Scusate se è durato così tanto, ma volevo spiegarvelo per bene. Se non vi è chiaro qualcosa, commentate e vi risponderò. Dunque, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!